Hai mai sognato di partire per un viaggio che ti trasporti attraverso le epoche tra paesaggi mozzafiato e storie millenarie? Se la tua risposta è sì, allora preparati a salire a bordo del nostro camper e a esplorare uno dei tesori nascosti d'Italia. Benvenuto a bordo di un'avventura senza tempo, dove la storia si mescola con la natura e le tradizioni si rivelano in ogni angolo. In questo viaggio scopriremo insieme il cuore pulsante di una terra ricca di cultura e fascino, dove ogni strada è una porta che si apre su un mondo nuovo. Immergeremo nelle antiche tradizioni, assaporeremo i sapori autentici della cucina locale e ci perderemo tra i vicoli dei borghi che custodiscono segreti millenari. Ma non è tutto. Andremo anche alla scoperta dei panorami mozzafiato che solo questa regione sa offrire, dai suoi monti maestosi alle sue coste bagnate dallo splendido mare. Se ti stai chiedendo dove trascorrere le tue prossime vacanze in camper, non cercare oltre. Prendi posto e lasciati guidare in un viaggio indimenticabile alla scoperta di questa terra, dove ogni istante è un'esperienza da vivere intensamente. Preparati a lasciarti incantare dalla bellezza senza tempo di questa terra meravigliosa. Il viaggio inizia ora. Benvenuto nel viaggio della tua vita. Benvenuto in Lucania. Ritorno al mio paesello perché le radici, il desiderio della propria terra e della propria gente non bisogna mai dimenticarlo, perché deve restare dentro di noi quell'afflato grande, grande, grande che ci lega alla nostra terra, senza il quale la memoria storica sparisce. Se sparisce quella, sparisce la nostra identità culturale, che è importantissimo, ci lega tanto, tanto, tanto alla nostra terra, alla nostra gente. Io sono nato, sono sammaurese, nato nel 39, sono andato via nel 51, ma non sono scappato. Il desiderio di prendere un treno per crescere e con tanti sacrifici ho costruito il mio futuro. Ho soltanto creduto nel mio desiderio di costruire qualcosa. Questi paesini purtroppo sappiamo benissimo che sono costruiti arroccati su delle colline, ma sono ormai quasi tutti abbandonati. Viveva la povera gente, 6-7 figli, ma in tuguri. E poi mi sono permesso nella vita di scrivere qualche cosa, ma mi piace leggere, leggere, leggere. Un tugurio come tanti altri nella mia terra. Cassone tarlato, poche vecchie masserizie, ad un'antica trave piena di tarme, di furigine, cipolle, uva passa, peperoni, ad un angolo una gallina che starnazza, una donna discinde e grama rammenta al sole, nel meriggio un ragazzino con lo straccare penzoloni senza scarpe piange, mordeva una lacrima. E un pezzo di pane nero di Emanuele Bruno. Grazie. Il viaggiatore era attivo, andava strenuamente alla ricerca delle persone, dell'avventura, delle esperienze. Il turista è passivo, si aspetta che gli succedano cose interessanti. Per alcune persone il viaggio è una fuga, una distrazione dalla vita.
Per altre si tratta di documentarsi in luoghi famosi per dimostrare che erano lì. Per noi viaggiare è di per sé un'esperienza formativa. Scoprire la storia di una regione, incontrare gente del posto che condivide le loro storie, il loro cibo, la loro musica. Si tratta di essere in grado di capire da dove provengono le antiche tradizioni, dove prospera la loro cultura moderna. Osservare usanze e celebrazioni secolari e scoprire perché esistono è affascinante. Ascoltare storie, sia personali che tramandate di generazione in generazione, consente ai nostri punti di vista di cambiare. Dicono che la cultura vive nei cuori e nelle anime della loro gente. Abbiamo scoperto che immergerci nell'area che stiamo visitando ci arricchisce come viaggiatori, come persone, come compagni umani. Guidare attraverso bellissime campagne, che forse un tempo furono devastate dalla guerra o sede di grandi imperi ormai scomparsi, cambia la tua visione del luogo. James Michener lo ha detto meglio. Se rifiuti il cibo, ignori le usanze, temi la religione ed eviti la gente, faresti meglio a restare a casa. Diciamo che il campanaccio nasce col paese, e le prime tracce sono dei cappuccini 940-950. Visto che Sant'Antonio, le tracce di Sant'Antonio che viene dalla Spagna, si parla del 1002-1003, dobbiamo ritenere che il campanaccio qualche anno dopo, perché c'era l'assillo, la disperazione della gente, quindi il desiderio di pregare questo santo, perché era protettore degli animali, di far sì che non morissero i maiali, che era il sostentamento della famiglia. Da qui i tre giri che si fanno intorno alla chiesa di Sant'Antonio, con alla mano un maialino e la preghiera a Sant'Antonio, lui dicevano: Sant'Antonio, non mi fa morire pure, che è il sostentamento della famiglia. Il suono delle campane per me è una preghiera. Se io vado intorno alla chiesa e faccio tre giri con la campana, non porto il maiale, mi porto la campana e prego con il suono delle campane questo santo perché possa accontentare, soddisfare i miei desideri. Sono sceso una volta da Milano e ho visto che questa tradizione, questo rito, che era bellissimo, c'era pochissima gente, e disse a me stesso: ma perché non farla crescere? Che serve per far conoscere più il paese, ma soprattutto dare un senso anche all'economia, far venire gente. Io creai la mia squadra, i ragazzi del 39. Oggi ci sono 20-30 squadre, sono centinaia o dico migliaia quasi di gente che suona le campane. Prima erano 10-15, era l'elemento edonistico, mangiare salsiccia, andare alla cantina a bere e anche ubriacarsi. Adesso invece c'è l'aspetto culturale, viene tanta gente dalla sorella in avanti, cioè dare un senso a questo rito, che è un rito propiziatorio, ma che dà anche la possibilità a quattro abitanti del paese
di crescere in qualche cosa, anche far andare avanti un po' l'economia. È importantissima perché lega le proprie aspirazioni, il proprio desiderio, il vissuto che ha attualmente o in Inghilterra, a Milano, ovunque, con il desiderio di sempre dialogare con la propria gente, non perdere le radici, perché se perdi le radici perdi il rapporto con il futuro. Vieni qua e ti accorgi subito che hai un collegamento. Quindi questa memoria, diciamo pomposamente storica, ti lega molto alla tua gente, alle tue origini. Se viene a mancare quello, viene a mancare il tuo futuro. È che io ho sempre fatto ho avuto una certa difficoltà. Il ritornare al mio paesello non lo agganciavo, il ritornare in Lucania. E non riuscivo nemmeno, questo era l'aspetto economico, che il ritorno in Lucania vorreste dire, modestamente, nel mio minimo, millesimo, far crescere, non so, fare qualcosa per la Lucania. Io avevo in mente la mia gente, il paesino, che fa parte della Lucania, e quindi desideravo che insieme crescesse la Lucania, perché è tra le più povere, ma è tutto il nostro meridione che purtroppo bisogna rivisitare le decisioni politiche, economiche, per farle crescere, perché sennò saranno sempre quattro ricchi e moltissimi poveretti che devono grattarsi per cercare di unire il pranzo con la cena. La prima cosa più importante è quella di sentirmi ancora parte di non tanto la tradizione, parte della mia gente, di ciò che il paese mi ha dato, ma soprattutto il legame che mi lega a queste radici, ma alla gente. Quando arrivo qua tantissimi sono parenti, amici di tanti anni, che mi fanno ancora ritenere come persona presente nel paese. Quando giro impropriamente, mi giro, lascio Milano, e io dico, Milano mi ha dato tanto per la cultura, per la preparazione, per raggiungimenti di certi traguardi, però quando arrivo qua io sono Samavo Resa de Occ.